Ringrazio tutte le persone collegate. Quindi oggi avremo un webinar che si focalizzerà come sulle comunità energetiche in Italia, che è un tema molto interessante che sta, diciamo, nell'ultimo periodo prendendo sempre più piede in Italia. Abbiamo con noi tre attori importanti che ci parleranno di questa tematica. Il primo sarà appunto Sergio Olivero, che è l'Head of Business and Finance Innovation dell'Energy Center del Politecnico di Torino, che si soffermerà in particolare sulle comunità energetiche rinnovabili come un motore di sviluppo territoriale, in particolar modo con un focus sui casi di Maiano Alpi, Recocer, Ecosom ed Enerbit, appunto come possibili esempi da poter replicare su scala nazionale. Insieme a Sergio, poi ci sarà Attilio Di Sabato di Enerbrain, il cui topic spiegherò brevemente dopo, e a terminare l'incontro ci sarà poi Domenico Sainas. Alla fine, comunque, se avete le domande potete scrivere nella sessione Q&A. Alla fine proveremo anche a fare un 10 minuti, un quarto d'ora di Q&A per rispondere a eventuali domande che possono derivare durante la sessione. Quindi a questo punto lascio la parola a Sergio, che può anche quindi ricondividere il suo schermo, che ringrazio per aver aderito a questo webinar che stiamo organizzando. Sergio era anche venuto al nostro evento a Taranto, quindi ringrazio per aver partecipato più di una volta con noi e a cui lascio la parola. Grazie. Io, come il titolo del mio intervento è già stato ampiamente descritto, quindi entro nel merito. Ora, una comunità di energia rinnovabile, una CER, è un soggetto giuridico di diritto privato che deve fornire benefici ambientali, economici o sociali, quindi non soltanto una ripartizione di incentivo, le CER vanno oltre. Si basa su una partecipazione aperta e volontaria. Gli azionisti o membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese e anche i comuni. Quindi, anche se c'è un'amministrazione pubblica, la CER resta un soggetto di diritto privato. Questo apre la strada a una rinnovata e innovativa metodologia di partecipazione di partnership pubblico-privato. E un soggetto autonomo, e non ci dimentichiamo che il PNRR è una voce di budget specifica per le CER di 2,2 miliardi di euro per i comuni con meno di 5.000 abitanti. Attenzione che saranno finanziate le CER, non i comuni, le imprese o le aziende. Quindi qui ebbe effettivamente un'opportunità di un cambio di paradigma relativamente alla crescita di questi soggetti giuridici. Ci sono una serie di riferimenti normativi, non vi annoio. La cosa più interessante è che, dopo una fase sperimentale partita con l'articolo 42 bis del decreto milleproroghe del 2020, si è arrivati, che è tuttora in vigore, si è arrivati al decreto legislativo 199-2021, quindi diciamo entro probabilmente maggio-giugno avremo i regolamenti di attuazione con un contesto più ampio, quindi con un'estensione dei confini delle CER alla cabina di alta tensione. Questo ovviamente cambia veramente tutto. Progettare, costituire e gestire le CER è un compito complesso, quindi serve una cabina di regia. Pensare che a livello locale nascano delle iniziative indipendenti fra loro non correlate rappresenta uno spreco di risorse e una difficile capacità poi di mettere insieme iniziative eterogenee, quindi bisogna pensare a livello sistemico. Gli obiettivi di una CER sono sì mitigare i costi dell'energia, ma questo è solo uno. Poi abbiamo l'esigenza di condividere capacità di governance energetica, quindi questo diventa fondamentale soprattutto in questo periodo in cui i prezzi dell'energia stanno salendo in modo assolutamente indiscriminato, quindi non ci dimentichiamo che una CER consente anche di stabilizzare il costo dell'energia su un periodo temporale, quindi questo è importantissimo per le aziende. Una CER permette soprattutto di sviluppare filiere locali, quindi crea sinergie fra costruttori, installatori, manutentori, progettisti. Mettere
installare un megawatt vuol dire ordine di grandezza mobilitare €1 milioni e con €1 milione si crea lavoro, si crea sviluppo a livello locale. Le CER permettono di gestire in modo coordinato beni e servizi, permettono soprattutto di proporre e promuovere lo sviluppo del territorio e quindi sono un vero e proprio volano per lo sviluppo sostenibile del territorio. Ci sono due modalità per far nascere una CER: citizen driven e company driven. Quindi si è parlato molto finora delle comunità energetiche che nascono da un'aggregazione di cittadini sul territorio, di famiglie, ma poi ci sono le CER, che abbiamo company driven, quelle che cioè partono dalle esigenze delle imprese, e in questo momento in cui il costo dell'energia sta salendo, effettivamente le CER possono rappresentare uno strumento importante. Costruire una CER implica 5 fasi, bisogna progettarla, governarla, realizzarla, gestirla e poi puntare a una replicazione. La CER dietro una CER c'è un processo di aggregazione a livello locale che crea valore attraverso l'innovazione, e costruire una CER richiede competenze multidisciplinari. Quindi è importante che ci siano tutte le competenze che servono laddove si deve realizzare una comunità energetica. E questo è un punto essenziale, perché il rischio poi di affidarsi a qualcuno che dichiara di saper far tutto e quindi magari poi trascura alcuni aspetti. Progettare una CER bisogna avere dei dati disponibili. A partire dalla cosa più semplice, le bollette delle diverse fasce orarie, ma soprattutto profili di carico distinti per tipologia di stakeholder. Questo è uno degli aspetti poi importanti per definire dei business plan solidi. Ci possono essere dei possibili problemi nel reperimento dei dati presso enti pubblici, si pongono problemi di privacy che possono essere trascurati. Sono fondamentali le piattaforme ICT e IoT, Internet of Things, ma soprattutto le serie storiche dei dati. Chi possiede le serie storiche relative ai profili di carico è in grado di fare delle simulazioni serie. Sono fondamentali quindi i tool di simulazione, soprattutto quando questi consentono di definire un margine di errore quantitativo, quindi, e questo si riflette poi nella sostenibilità dei business plan. I prosumer in generale sono facili da trovare in Italia, perché ci sono talmente tante facilitazioni, mi permetterei di dire con una quantità di risorse addirittura imbarazzanti sia per il pubblico che per il privato, però non basta fare impianti, bisogna trovare chi usi quell'energia secondo profili di carico complementari a quelli di generazione. E questa è la parte, diciamo, più complessa da gestire a livello di CER. Governare una CER significa anche scegliere la tipologia di soggetto giuridico. Diverse CER che sono nate in questa prima fase sperimentale sono delle associazioni non riconosciute, ed era l'unico modo per partire, ma è ovvio che un'associazione non riconosciuta non è il soggetto giuridico adatto a gestire le CER, la dimensione della complessità che si va configurando, e quindi ci saranno, questo è uno dei temi caldi che potranno essere, c'è chi dice cooperative, ma direi soprattutto fondazioni, associazioni, SRL di varie tipologie. Lo statuto e l'atto costitutivo sono importanti, i soci possono essere pubblici e privati o solo privati. Da un punto di vista strettamente operativo è auspicabile una CER che nasca a regia privata e che poi coopti l'ente pubblico, questo velocizza i processi. È fondamentale definire il regolamento per la ripartizione dei benefici, perché va tutto bene finché non ci sono flussi di cassa, e quindi bisogna avere le regole chiare. I modelli di business, quando c'è un ente locale coinvolto, devono essere compatibili con l'ordinamento degli enti locali. Alla base di tutto c'è il decreto legislativo 199, i cui regolamenti di attuazione vedranno la luce nel giro di un paio di mesi. Come dicevo prima, i processi di costituzione di CER che partono dal basso sono o guidati dai cittadini e dalle famiglie, oppure nascono per rispondere alle esigenze delle aziende, in particolare abbattere, comunque ridurre e stabilizzare il costo dell'energia. Le CER sono soggetti giuridici in grado in prospettiva di erogare servizi e vendere energia e quindi si pone l'esigenza di arrivare a una aggregazione, un clustering delle CER, arrivando a quelle che sono delle vere e proprie utility virtuali, virtual energy company. Questo
apre un tema, il ruolo delle utility nella governance delle CER. È chiaro che i modelli di business delle CER, soprattutto quelle medie sul territorio, sono a rischio e quindi queste dovranno capire come porsi rispetto a un'evoluzione che si configura come una vera e propria rivoluzione copernicana. La realizzazione può e deve, a mio avviso, promuovere le filiere locali presenti sul territorio, creando la domanda di impianti, fidelizzando un netto di soggetti operativi. Cito l'esempio del Gocer di Magliano Alpi, trovate i dettagli al link, che è un cluster di aziende che opera a livello locale nella provincia di Cuneo. Sta nascendo in questo momento un Gocer in Lombardia e in altri luoghi in Italia il processo è iniziato. La logica è la CER promuove del lavoro in termini di progettazione, realizzazione, gestione a livello locale e quindi è opportuno che questo lavoro resti sul territorio. La CER sono soprattutto il catalizzatore di sviluppo locale. È anche importante disporre di una capacità gestionale dei processi manutentivi, perché è bello dire l'incentivo dura 20 anni, poi però per 20 anni quel sistema va gestito, quindi bisogna fare attenzione ad avere una resilienza oggettiva nella gestione di questa complessità. Serve quindi formazione e serve anche assicurare l'interoperabilità fra gli impianti e fra le piattaforme gestionali ICT, IoT. Il ruolo dell'intelligenza artificiale non è trascurabile. A livello di gestione servono sistemi di raccolta dati, metering, ci sono i dati fiscali, quelli dei contatori, dei pod, e dati che servono per abilitare algoritmi di ripartizione dei vantaggi fra i soci delle CER. È vero che in prospettiva teoricamente dovrebbe essere fatto tutto in automatico attraverso i pod, ma in questa fase di transizione ritengo che i meter siano fondamentali e quindi si tratta anche di definire dei business plan che tengano conto degli oneri associati all'installazione di questi sistemi. Si tratta di monitorare i flussi energetici bidirezionali, i meter, bisogna capire quando servono, tipologia, problematiche di installazione. Noi stiamo seguendo, come Energy Center del Politecnico, una sede di Torino, una serie di CER reali. Effettivamente ci si scontra con problemi molto complessi di intelligenza artificiale, ma anche banalmente con la dimensione dei dispositivi che magari non entrano nella scatola tipo e quindi tutto questo si riflette poi sui tempi di installazione. Si va verso la pilotabilità dei carichi e la capacità di storage, questo quando le CER si configureranno come dei soggetti che gestiscono servizi, erogano servizi e vendono anche energia. È fondamentale poi arrivare alla una scelta delle piattaforme di gestione che siano già in un'ottica di Virtual Energy Company, quindi di pilotabilità del carico, non solo di monitoraggio del carico. Ci sono delle sinergie fortissime tra le CER e la mobilità elettrica, anzi credo che si possa affermare che la direttiva RED2, che poi ha messo in moto tutto questo meccanismo, sia proprio nata per avere energia disponibile, perché la rete così com'è non potrebbe alimentare una domanda se tutti i cittadini italiani si comprassero l'auto elettrica. Quindi anche qua la normativa fiscale diventa uno dei convitati di pietra, perché poi alla fine alcuni asset non sono imponibili, altri lo sono in maniera diversa, anche in funzione della tipologia di soggetto giuridico. Quindi gli aspetti fiscali sono un pilastro fondamentale da sviluppare. Ora, i bisogni delle comunità locali, alcune possibili risposte. Servono delle regole chiare di carattere cooperativo. È fondamentale facilitare i comuni nel processo amministrativo di costituzione delle CER. Le CER possono e devono diventare uno strumento per la creazione di valore da redistribuire localmente e poi è importante diffondere gli esempi e metodologie. Le regole chiare dipendiamo dal governo, ma credo che i tempi saranno rispettati. Per la facilitazione dei comuni, il Comune di Magliano Alpi sta siglando una serie di articoli, di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 1990. Ne parlerò più diffusamente in seguito, in modo per evitare che un comune che ha bisogno di approcciarsi al problema ricominci da zero. Per quanto riguarda lo strumento locale, cito il Gocer, ribadisco, il Gocer non è una rete con valenza nazionale, il Gocer di cui trovate il link è il Gocer della provincia di Cuneo, ma ne stanno nascendo altri in Italia ed è fondamentale la caratteristica localistica dell'iniziativa. Per quanto riguarda la diffusione di esempi e metodologie, è stata costituita anche dalla comunità energetica di Magliano Alpi come
socio fondatore, Atenes, che è un'entità finalizzata a diffondere le buone prassi di autoconsumo collettivo. La logica del Gocer è quella di avere un ecosistema locale che progetta, realizza e mantiene, assicurando una interoperabilità, quindi condividendo dei criteri di interfacciamento con piattaforme digitali. Il comune rappresenta il garante super partes di questo processo. Le CER abilitano una filiera corta locale che comunque ha intrinsecamente un differenziale competitivo. I cittadini e imprese in questo modo hanno riferimenti istituzionali e tecnici, però vedono delle persone e non dei call center. Il processo in atto vede da un lato il Comune di Magliano Alpi che sta firmando, come dicevo, una serie di accordi. Ho citato Colle Salvetti perché è stato il primo, ma ce ne sono ormai tantissimi altri. Abbiamo dall'altra parte il progetto RecoCer, che metodologicamente è figlio del progetto di Magliano Alpi, è più grande anche perché trovate i dettagli sul sito recocer.eu, ma la Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 5,4 milioni di euro da spendere entro 2023 proprio per realizzare delle CER. Ci sono delle sinergie, in particolare il direttore generale della comunità collinare siede nel comitato scientifico della CER di Magliano Alpi. La logica è quella di avere il contesto di Magliano che ha funto un po', come dire, da innesco, anche grazie a una serie di relazioni, sia con l'Energy Center del Politecnico di Torino, con EMEA, con i GERSI della Commissione Europea, con il progetto ERIGRID. Attraverso questi accordi si promuove la nascita di GoCER locali, cioè di aggregati di imprese del posto che traggono dalle CER vantaggio. Ci sono una serie di attività che possono essere svolte grazie a questo networking. Mi concentro solo sull'ultimo, gestione industriale, per così dire, della produzione di progetti CER di qualità. Cioè l'obiettivo è riuscire a mettere le CER che nascono nei comuni sotto i 5.000 abitanti nelle condizioni di fruire dei fondi del PNRR, questi 2,2 miliardi di euro. Perché è intuitivo che nel momento in cui in una realtà piccola arrivano dei soldi, e questo è molto positivo, ma è anche vero che la realtà piccola spesso non è in grado di spendere i soldi o di gestirli in modo efficiente ed efficace, per cui è fondamentale fare squadra, fare rete. Il progetto RecoCer, come dicevo, è quello in Friuli Venezia Giulia, si conclude alla fine dell'anno prossimo ci sono, come territorio di riferimento, i 15 comuni della comunità collinare del Friuli, 50.000 abitanti, la fase 1 sta per concludersi, poi da un punto di vista pratico si costruiscono dei modelli di business innovativi per la transizione ecologica e qui c'è una forte partnership pubblico-privata, vengono costituite fisicamente delle CER, parliamo ovviamente di CER in ottica cabina primaria, decreto 199, e si punta una gestione integrata delle CER in ottica di integrazione sovracomunale, creando anche ovviamente siti pilota. Peraltro è stato siglato circa un mese fa un accordo istituzionale fra RSE, il Comune di Magliano, l'Energy Center del Politecnico di Torino e la Comunità Collinare, proprio sul tema delle comunità energetiche. Poi abbiamo quindi il progetto RecoCer ha tre macro obiettivi: creazione di CER, modello di business, piattaforma digitale, o meglio integrazione di più piattaforme digitali in un contesto multivendor. Poi abbiamo il progetto Ecosom, un'iniziativa del Comune di Rittano, in partnership con la CER di Magliano Alpi, finanziato dal Bando Energia Inclusiva, Fondazione SNAM e Compagnia di San Paolo. Praticamente Ecosom è finalizzato a creare comunità energetiche nei comuni montani e appenninici, puntando a realizzare un'entità territoriale di valle, cioè un soggetto giuridico di diritto privato, in grado di costituire CER, ma proprio CER per i borghi alpini. Da questo punto di vista è interessante Ecosom, al di là della finalità di valenza etica, il fatto che include anche impianti microidroelettrici da acquedotto, perché tenete presente quando abbiamo dei paesi montani che arrivano magari 2-3 mila abitanti, adesso ne hanno 30-40, vuol dire che tutta la rete acquedottistica di fatto è un microidroelettrico che, se utilizzato opportunamente con un impatto ambientale nullo, mantiene le capacità idriche di approvvigionamento idrico, ma produce anche energia. Stiamo anche sperimentando sistemi low cost per metering radio, per ridurre il digital divide, perché è bello parlare di comunità energetiche, ma se non arriva il segnale telefonico diventa complicato trasmettere i dati.
Ora, poi abbiamo il progetto SmartShare Enerbit. Allora, Enerbit è una ESCO posseduta da 72 comuni in provincia di Biella, incluso Biella. Il modello di business, l'obiettivo di Enerbit è diventare di fatto il regista, la cabina di regia per la realizzazione di CER sul territorio, incluso ovviamente l'uso delle risorse del PNRR, attivando filiere locali con l'obiettivo di lasciare sul posto valore aggiunto dei processi di transizione energetica. Questo viene fatto, questo è un Energy Center e IFE, il Forum delle Comunità Energetiche, hanno un incarico formale da Enerbit per realizzare questo piano strategico delle CER. Di fatto cosa sta capitando? Mi avvio alla conclusione. Sulla base di piattaforme ICT IoT sarà possibile gestire più comunità energetiche. Chiaramente ci serviranno dei gruppi operativi CER, dei GOCER, nel senso che poi qualcuno dovrà fisicamente gestire l'impianto. Ricordo che l'incentivo dura 20 anni. Ci sono degli investitori, ci sono dei fondi, quindi c'è spazio per realizzare, per creare dei soggetti che abbiamo chiamato CET. Comunità energetica del territorio. La logica è il livello di specializzazione, competenza tecnica per gestire una CER, anche quelle grandi, suggerisce che se ne faccio una, poi la stessa struttura la uso per gestire anche altre. Quindi questo vuol dire che c'è spazio per il concetto di CET, peraltro trovate in questo paper di PEC Italia, autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile, trovate la definizione del concetto di CET. Da un punto di vista pratico, le CET potranno fare tante cose, generazione attraverso le CER, ovviamente, quindi questo apre degli scenari di virtual energy company interessanti. Da un punto di vista pratico, andiamo verso un contesto nazionale che è più o meno strutturato così, cioè in cui avremo in qualche caso la CET sarà una NewCo, nel caso, ad esempio, delle comunità collinari del Friuli, è un soggetto che in fase di costituzione, una partnership pubblico-privata per la gestione delle CER per tutti i 15 comuni. Nel caso di Enerbit è una ESCO che cresce e diventa un'entità in grado di operare. Potrà essere un energy utility, in particolare di medio-piccola dimensione, che cerca di riconvertirsi a gestore di energia attraverso le comunità energetiche. Servirà un'entità di governance che quindi permetterà anche di assicurare una regia dei servizi aggiuntivi, bilanciamento di rete, trading e così via. Quindi, in conclusione, il PNRR renderà disponibili per i territori dei comuni sotto i 5.000 abitanti 2,2 miliardi di euro. Attenzione alle CER, che dovranno essere messe nelle condizioni di operare. Le CER grandi legate al 190, decreto legislativo 199 hanno le caratteristiche per stare in piedi da soli da un punto di vista economico, ma la gestione delle CER necessita di conoscenze complesse multidisciplinari, capacità tecniche, amministrative, gestionali, fiscali. Quindi serve una regia capace, dotata di capacità operative, anche per riuscire a spendere questi soldi, perché è bello dire che ci sono, ma bisogna essere in grado di fare le cose che servono. Quindi la rete Magliano in Firenze, quindi è nata da parlare di Magliano oggi, significa parlare di una rete di comuni, di una serie di progetti che sono nati da quell'esperienza, punta a creare sinergie operative fra gli enti locali per abilitare una buona risposta sistemica per intercettare queste risorse. Io vi ringrazio, spero di essere stato nei tempi e quindi lascio la parola al relatore che mi segue. Perfetto, ringrazio Sergio Olivero. Quindi ora passiamo al prossimo speaker che è appunto Attilio Di Sabato, che è il Market Regulation Analyst di Enerbrain, che si soffermerà in particolare sul ruolo delle PMI innovative nello sviluppo delle comunità energetiche e parlerà della sperimentazione che c'è in corso della CER nella CER metropolitana all'interno del programma di innovazione Torino City Lab, ente della città di Torino. In particolare il focus dell'intervento sarà principalmente tecnologico, ossia volto a raccontare il percorso di sviluppo aziendale di nuove soluzioni CT, partendo appunto dal controllo di un singolo edificio e arrivando poi all'ottimizzazione della gestione urbana. Noi di fatto Enerbrain
una realtà che conosciamo molto bene. Di fatto aveva partecipato a uno dei primi Rethink e subito dopo hanno poi ottenuto un funding molto interessante, quindi da lì c'è stato lo sviluppo. Quindi siamo molto contenti di avere oggi con noi Attilio. Di solito chiamo sempre anche Filippo, altre volte anche l'altro founder. Quindi Attilio, ti lascio la parola, condividi pure le slide. Cerchiamo, sì. Ti ricordo un po' il timing che dovrebbe essere sui 15 minuti. Vai pure, perfetto. Si sì. Vede, metti a schermo intero o come preferisci. Ok, si vede? Si vede, sì. Perfetto. Okay, ottimo, ottimo, grazie. Ok, grazie a te Francesco, grazie per la presentazione. Racconto brevemente chi siamo noi, chi è Enel Brain. Enel Brain è una PMI innovativa nata 7 anni fa all'interno dell'incubatore per imprese del Politecnico di Torino. Nasce attorno all'idea di efficientare i sistemi di climatizzazione degli edifici attraverso soluzioni IoT e cloud. Questa idea ci ha permesso in questi 7 anni di crescere molto e molto velocemente, passando da un team di 4 lavoratori, 4 soci fondatori, a più di 60 esperti, con una presenza a livello nazionale e 2 uffici, quello principale a Torino, e anche una presenza attraverso una rete di system partner consolidata nei maggiori mercati dell'Unione Europea e anche con attività internazionali, come potete vedere anche dall'immagine. Questo è stato possibile appunto attraverso la nostra soluzione per l'uso razionale dell'energia, che è appunto applicabile ad ogni tipo di edificio, al di là della sua destinazione d'uso e al di là della sua infrastruttura tecnica preesistente. Soluzione che si compone di 3 parti essenziali. La prima architettura hardware IoT, cioè i sensori che rilevano il comfort ambientale, attraverso ad esempio la temperatura, la CO2 ed altre componenti, i misuratori che rilevano il vettore termico ed elettrico e i regolatori che vanno a fisicamente controllare le macchine di climatizzazione. Lo fanno attraverso la seconda parte essenziale della soluzione, quella del cloud computing, dove risiede il nostro algoritmo che riceve i dati dal campo, dai dispositivi IoT, quindi tramite internet e protocolli di comunicazione, ed elabora le migliori strategie di efficientamento per i vettori energetici, salvaguardando il comfort degli occupanti. A chiudere questo pacchetto c'è la terza parte, ovvero quella della dashboard, dove è possibile visualizzare, analizzare e gestire tutta questa mole di dati ed azioni compiute. Questo è ciò che ha portato appunto a crescere Enel Brain e il punto anche di partenza da dove appunto vogliamo raggiungere il prossimo nostro obiettivo nel breve termine, quello di diventare abilitatori tecnologici di comunità energetiche. Per noi questo è un percorso naturale, appunto passare dal controllo del singolo edificio e quindi nella fattispecie del sistema di climatizzazione del singolo edificio a un passaggio di controllo a un cluster di edifici e quindi anche alla generazione rinnovabile e all'accumulo elettrico. E qui si collega a qual è il ruolo delle PMI innovative nello sviluppo appunto di queste comunità energetiche. Sicuramente non siamo gli unici, la nostra esperienza personale che appunto vogliamo rappresentare qui è un po' quello che pensiamo sia un percorso di aziende come la nostra in questo settore. Siamo partiti soprattutto in questi mesi con una collaborazione pubblico-privata. Come diceva anche l'ingegnere Olivero, le comunità energetiche sono soggetti complessi con molteplici obiettivi ambientali, economici e sociali, e per raggiungere questi obiettivi ci vogliono diversi attori che assolvono a compiti differenti, quindi dall'amministrazione, dalla burocrazia, fino all'installazione e gestione della comunità. In questo senso, partnership ben costruite, quindi aggregazioni di attori ben fatte, vanno ad offrire un servizio altamente professionale poi a appunto i soggetti che vivono queste comunità, ai soggetti partecipanti delle comunità energetiche. In questa finestra, Enel Brain si propone come un technical partner per le soluzioni digitali di gestione delle comunità energetiche. Degli esempi pratici di queste collaborazioni pubblico-private sono come ad esempio l'adesione al manifesto delle comunità energetiche dell'Energy Center, che ci ha consentito sicuramente di consolidare i nostri rapporti con un centro di eccellenza, ma anche con appunto iniziare un dialogo
con dei soggetti pubblici interessati allo sviluppo di queste comunità. Siamo iscritti al network IFEC dell'Italian Forum of Energy Communities, che ci dà possibilità di dialogare non solo con i soggetti pubblici, ma anche con altre PMI innovative, altri soggetti privati come noi, per provare a creare un framework, una cornice, dove è possibile diciamo definire dei servizi di qualità standard per le comunità energetiche. A questo si aggiunge anche accordi di sperimentazione e partecipazione a programmi di innovazione sia a livello pubblico che privato. Nel concreto, un accordo in via di definizione con la CER di Carrù permetterà appunto Enelbrain, come technical partner, di gestire e rendicontare i benefici della comunità. È una sperimentazione che non si discosta molto da quelle fatte l'anno scorso. È una comunità energetica di piccole dimensioni, di paese. Si tratta appunto di un impianto fotovoltaico che serve attualmente all'incirca 10 utenze aggregate. Una sperimentazione invece che si discosta di molto da quelle fatte l'anno precedente è quella che ci vede coinvolti nella piattaforma di innovazione locale Torino City Lab. In questa attività abbiamo proposto al Comune di Torino di sperimentare e sviluppare un primo nucleo di comunità energetica metropolitana per validare la nostra piattaforma digitale e andare a rilevare quali sono le peculiarità di inserimento delle CER all'interno di territori densamente popolati come quelle delle città metropolitane, capire quali sono le eventuali problematiche e provare a scrivere delle best practices, delle pratiche che possono interessare tutte quelle città metropolitane in Italia che vogliono appunto sperimentare e sviluppare comunità energetiche sul loro territorio. Questo è possibile grazie proprio agli sviluppi anche regolamentativi per quanto riguarda l'ampliamento dei limiti spaziali e di potenza. E tutte queste sperimentazioni portano a raccogliere anche quelle competenze necessarie a programmare interventi per lo sviluppo di comunità energetiche e sono un punto d'inizio per scrivere progetti di qualità candidabili a bandi nazionali come quelli del PNRR ed internazionali, supportandoli anche con dati effettivi, grazie appunto alla nostra sensoristica e ai nostri dispositivi di monitoraggio, che quindi possono appunto rendere i progetti più concreti e completi. E qui arriviamo al perché c'è tanto bisogno di una piattaforma digitale per gestire le comunità energetiche e quindi perché il ruolo delle PMI innovative è importante per questo aspetto. Soprattutto si collega a questo soprattutto alla questione dei nuovi confini delle comunità energetiche. Per singolo impianto la potenza passa da 200 kW a 1 MW. Questo è legato alla ricezione dell'incentivo, quindi è possibile avere anche più impianti da 1 MW, ma a livello spaziale soprattutto l'area di aggregazione passa dai perimetri di cabina secondaria a quelli di cabina primaria. Per rendere più intuitivo questo concetto anche a livello spaziale, ho inserito dei numeri presi dal primo operatore del sistema elettrico nazionale. Attualmente in Italia ci sono circa 442.000 cabine, di queste solo 2.000 sono cabine primarie. Questo vuol dire che, ad esempio, interi quartieri metropolitani di Torino, di Milano e di altre città possono essere aggregati in un'unica comunità energetica. O ancora comuni di medie dimensioni possono riunirsi in un'unica comunità energetica o più comuni di piccole dimensioni possono essere riuniti in un'unica comunità energetica. A questo ne consegue un flusso di dati molto 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 alto che è difficilmente gestibile se appunto non si ha un'architettura hardware e software che consenta l'analisi di questi dati. Non solo per appunto la ripartizione dei benefici, ma anche per andare ad analizzare le performance di ogni soggetto partecipante e capire come è possibile migliorare queste performance o eventualmente andare a far emergere delle anomalie di gestione. E quindi arriviamo a, diciamo nel concreto, alla gestione digitale delle comunità energetiche.
Che cosa vuol dire? Lo spiego attraverso un brevissimo video del nostro progetto pilota Smart Community. In questo progetto abbiamo configurato una comunità energetica con due edifici residenziali in configurazione di autoconsumo collettivo, con un asset di pannelli fotovoltaici, colonnine di ricarica e sistema di accumulo. Questo asset di risorse è monitorato dai nostri rilevatori meter che vanno a disegnare curve di consumo e di produzione. Il comfort degli occupanti è rilevato dai nostri sensori sense e poi c'è possibilità di dialogare, di parlare con i sistemi di accumulo e dell'inverter fotovoltaici attraverso i nostri dispositivi, i gateway. Tutta questa architettura viene poi visualizzata e monitorata attraverso una dashboard costruita ad hoc per il progetto. I risultati del nostro prototipo sono quelli di sicuramente scalare questa dashboard su una gestione di più comunità energetiche, elaborare indicatori chiave importantissimi per i referenti delle comunità energetiche e poi ne segue appunto una costruzione di reportistica ad uso di tutti i soggetti partecipanti. Riassumendo, i servizi principali risultanti sono una visualizzazione dello stato degli asset, un live monitoring dalla generazione fotovoltaica alla colonnina di ricarica e una reportistica che va a individuare diversi indicatori chiave, nello specifico KPI energetici, economici e ambientali. Quando parlo di KPI energetici, parlo di, ad esempio, elaborazione dei dati grezzi, diciamo rilevati dai contatori di produzione e contatori bidirezionali per andare a calcolare l'autoconsumo e l'autosufficienza energetica e poi anche, soprattutto, la quantità di energia condivisa virtualmente, secondo la definizione del gestore dei servizi energetici. Quest'ultimo KPI sull'energia condivisa abilita anche a calcolare l'incentivo che spetta ad ogni soggetto partecipante della comunità e quindi fa parte, rientra come incentivo nell'indicatore, nel KPI economico. Questo punto è molto importante perché l'evoluzione delle comunità energetiche a comunità energetiche di cabina primaria porta con sé un'elaborazione di dati per soggetto partecipante molto molto alta. Si potrebbe parlare di decine di soggetti come migliaia di soggetti, quindi ci vuole una potenza diciamo di calcolo, di elaborazione molto importante. Ne seguono anche poi KPI ambientali come la contabilizzazione della CO2 non immessa in atmosfera grazie all'autoconsumo fisico dell'impianto fotovoltaico, ad esempio, o comunque degli impianti rinnovabili. Come ultimo servizio c'è anche poi quello della ridistribuzione dei benefici economici. Come sappiamo, ogni comunità energetica può scegliere qual è il criterio di ripartizione? Lo può scrivere ovviamente nel suo statuto. Quindi, comunità energetiche di cabine primaria possono avere diverse comunità energetiche di cabine primaria, possono avere diversi criteri di ripartizione e ovviamente serve una piattaforma che gestisca da remoto in maniera centralizzata questo criterio di ripartizione per aiutare poi il referente della comunità energetica o l'ente che gestisce la comunità energetica nella ridistribuzione dei benefici. Queste piattaforme digitali sono gli strumenti che consentono di scalare verso l'alto le comunità energetiche, facendole partire appunto da nuclei molto piccoli a ovviamente comunità energetiche di area vasta, abilitando anche a una sostenibilità finanziaria dei progetti, perché ovviamente aggregando più attori è possibile anche avere dei progetti finanziariamente più sostenibili. Questi sono dei servizi base standard che crediamo ormai essere consolidati e quindi anche tantissime altre PMI innovative offrono questi servizi che appunto diventano quasi uno standard per le comunità energetiche. Sicuramente nel futuro il vero fulcro della ricerca per PMI come la nostra sarà quello di integrare in maniera olistica le comunità energetiche, le configurazioni di CER con il sistema elettrico nazionale.
per abilitare ad esempio servizi di flessibilità e quindi pilotaggio dei carichi a servizio ad esempio di programmi di flessibilità come quelli UVAM o comunque necessità rispetto a appunto alle esigenze dell'operatore di trasmissione nazionale come Terna e così via. Questo permetterà insieme ad altri strumenti e altre azioni il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile che come Italia e come Unione Europea abbiamo fissato per il 2030 e per il 2050. Con questo concluso, spero di essere stato nei tempi e ringrazio tutti per l'ascolto. Ottimo, perfetto, grazie mille Attilio, sei stato sicuramente nei tempi. Quindi ora passiamo all'ultimo speaker che è Domenico Sainas, che è l'Energy Management Specialist di Lume Energia, che si soffermerà sul ruolo delle imprese nelle comunità energetiche rinnovabili con un particolare focus sull'iniziativa di Lume Energia, però credo che poi avrà anche un approccio un po' più ampio nell'escrivere quelli che sono poi i vantaggi, sì, i benefici un 460 gradi delle comunità energetiche. Quindi lascerei la parola a Domenico, che quindi può condividere, sì, la presentazione. Sì, ecco qui. Eccomi. Perfetto, la puoi mettere in full screen. Eccomi. Perfetto. Ok, buonasera a tutti, ciao Francesco, grazie mille per la presentazione. Mi chiamo Domenico Sainas e mi occupo di... praticamente faccio parte del gruppo di Lume Energia. Lume Energia è una ESCO che nasce da un'esperienza trentennale sia nel settore dei servizi ambientali che energetici. Operiamo sia nel territorio nazionale che soprattutto all'estero, in particolar modo in Spagna, nel campo della progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche integrate nel settore sia pubblico che privato, in particolar modo facendo riferimento ai molteplici mercati di riferimento come amministrazioni pubbliche, soprattutto nel settore sanitario, residenziale ed industriale. I nostri servizi ovviamente vantano ovviamente a 360 gradi, cioè ci occupiamo di tantissimi servizi dal Building Energy Performance Simulation per passare poi alle diagnosi energetiche sia di primo che di secondo livello, per poi ovviamente seguire il cliente a 360 gradi sul cost saving dell'energia elettrica e del gas naturale, soprattutto in questo periodo. Interventi di efficientamento energetico come quello del relamping, revamping, impianti di condizionamento, impianti VRF, per poi passare ovviamente agli impianti a fonti rinnovabili, dove ovviamente realizziamo tantissimi impianti solo nel 2021, praticamente la Lume Energia insieme, facendo parte del consorzio dei servizi integrati, abbiamo realizzato più di 10 megawatt di impianti fotovoltaici realizzati sul territorio italiano. E fortunatamente anche per l'anno 2022 ovviamente segue praticamente una mole di lavoro e siamo contenti di questa cosa, soprattutto per la realizzazione non solo degli impianti fotovoltaici ma addirittura per un sistema innovativo che stiamo diciamo portando avanti per quanto riguarda un sistema per la produzione di acqua calda sanitaria a temperature elevate e soprattutto per fluidi ovviamente che oltrepassano anche i 90 gradi Celsius, che per noi ovviamente è fondamentale, soprattutto per clienti come clienti per le farmasanitarie oppure del settore, diciamo, industriale, dove sono richieste ovviamente temperature dei fluidi ovviamente molto alte. Per passare poi agli impianti di cogenerazione e trigenerazione, soprattutto nelle strutture sanitarie, dove la realizzazione di un impianto di rigenerazione è fondamentale, per poi ovviamente non progettiamo e realizziamo solo gli impianti, essendo una ESCO ovviamente apportiamo anche conduzione e manutenzione degli impianti fino ovviamente ai sistemi di telegestione e telecontrollo per quanto riguarda la parte impiantistica. Collaboriamo con tanti enti di ricerca, soprattutto anche enti di ricerca sia nazionali che internazionali, con enti di ricerca come università
del territorio nazionale, in quanto ci siamo aggiudicati tante attività di ricerca in ambito nazionale per quanto riguarda attività sperimentali per impianti innovativi sul territorio. E niente. Per quanto riguarda l'importanza ovviamente delle piccole e medie imprese e soprattutto ovviamente delle ESCO per quanto riguarda la gestione delle comunità energetiche, non mi soffermerei molto sul discorso di che cos'è una comunità energetica e soprattutto perché realizzare una comunità energetica, in quanto i colleghi che mi hanno preceduto, in particolar modo l'ingegner Sergio Olivero e soprattutto anche il collega Francesco Attilio Di Sabato, ovviamente sono stati molto chiari, quindi non vorrei essere ripetitivo per le persone che ci ascoltano sull'importanza, poi tra l'altro, ma quello che conta è perché è importante le comunità, realizzare una comunità energetica rinnovabile e soprattutto quali sono i benefici che porta alle imprese, alle ESCO e soprattutto ovviamente ai progettisti, quindi ai liberi professionisti che si occupano ovviamente di queste tematiche. Il ruolo delle piccole e medie imprese, partendo ovviamente come abbiamo detto prima, possono essere sia o una piccola e media impresa, o una utility, ESCO, società di servizio, associazioni di categoria, aggregato di imprese, sono ovviamente tutti quei soggetti che possono praticamente hanno diversi tipi di compiti all'interno di una comunità energetica rinnovabile. Possiamo parlare di soggetti fondatori, come promotori, come collettori, partecipanti alle comunità energetiche rinnovabili, oppure nel caso specifico dell'ESCO sono praticamente quei soggetti che vengono nominati proprio per dare ovviamente l'importanza nella stesura ovviamente di un'analisi di prefattibilità, di una progettazione adeguata per quel tipo di comunità energetica rinnovabile, perché ricordiamo che l'obiettivo, qual è l'obiettivo? È che sostanzialmente ad oggi noi i clienti, praticamente tutti i clienti sono dei veri e propri ovviamente clienti che consumano energia elettrica. L'obiettivo sarebbe quello di rendere questi clienti come dei prosumer, cioè coloro che producono attivamente energia elettrica, ma ovviamente produrre energia elettrica non in ottica di vendere energia elettrica, ma nell'ottica di autoconsumare quello che si ovviamente in base ovviamente ai propri fabbisogni. E poi l'eccedenza, ovviamente, se possibile, fornirla ovviamente anche ad altri utenti che fanno parte delle comunità energetiche rinnovabili. E l'obiettivo ovviamente delle CER qual è? Prima di tutto, per una piccola e media impresa, attivare una CER rappresenta ovviamente un punto di partenza ed è un punto fondamentale, non solo perché si ha la possibilità di introdurre le fonti rinnovabili e che in questo periodo, soprattutto nei tempi che stiamo vivendo in questi ultimi giorni, è fondamentale integrare sempre di più e quindi realizzare sempre di più impianti e fonti rinnovabili al fine di ridurre il più possibile il link che c'è con purtroppo con che abbiamo ancora ad oggi con il fossile. Ottimizzare ovviamente i profili dei consumi e monitorare soprattutto i consumi ovviamente dei nostri singoli soggetti, favorire la transizione energetica, e per transizione energetica ovviamente la parola chiave secondo me ad oggi sono le comunità energetiche, perché dà la possibilità non solo di andare a produrre un qualcosa tramite le fonti rinnovabili, ma dà la possibilità comunque di convertire un po' il tutto il nostro sistema, quindi passando dalle stazioni di ricarica, quindi dalla mobilità elettrica, e ovviamente migliorare anche il nostro sistema elettrico nazionale, quindi con tutte le problematiche ovviamente annesse sulla rete. Qui praticamente c'è un po' come viene gestita una comunità energetica rinnovabile, soprattutto come viene gestita e quali sono gli approcci che un'impresa o una ESCO ovviamente si troverà per la prima volta ovviamente di fronte al gestore dei servizi energetici, al GSE, in quanto sono loro che insieme ad altri enti nazionali ovviamente che ci dicono come comportarci in questa fase. Quindi c'è una fase di pianificazione, una fase di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione soprattutto della CER. La fase ovviamente a seconda dei soggetti, se subentrano le utility ESCO, piuttosto se subentrano le piccole e medie imprese, piuttosto se subentrano aggregati ovviamente di utenti,
il discorso praticamente cambia, soprattutto nel caso in cui, nel caso della ESCO, ovviamente c'è l'obiettivo è quello di promuovere l'iniziativa e soprattutto di interfacciarsi poi con il gestore di rete. E sostanzialmente l'obiettivo della ESCO è quello non solo di fornire supporto tecnico, non solo quello amministrativo, ma soprattutto supporto tecnico nel definire delle analisi di prefattibilità, analisi tecniche economiche, quindi fornendo al cliente finale con la realizzazione, prima di realizzare un impianto, ovviamente i tempi di ritorno all'investimento, che poi tra l'altro sono ovviamente i numeri sono davvero importanti, grazie al fatto che comunque ok agli incentivi che saranno forniti per i prossimi 20 anni, ma soprattutto una ESCO è in grado comunque di fornire ovviamente delle informazioni più dettagliate al fine di poter ridurre sempre di più il nostro simple payback, che è il tempo di ritorno dell'investimento dell'impianto, a prescindere dalle detrazioni fiscali, quindi dagli sgravi fiscali che ci sono ad oggi e che ci aiutano tantissimo. Tra l'altro, praticamente, la comunità energetica, uno degli aspetti importanti e pratici che interessano e che alletta molto, è proprio quello che è possibile abbinarla anche con le tipo con gli eco bonus, super bonus, 110%, e questo ovviamente è di fondamentale importanza. Dal punto di vista delle piccole e medie imprese, invece, c'è nel caso della pianificazione, viene valutata la possibilità di realizzare, stabilire degli obiettivi finali insieme alle persone e coinvolgere altri soggetti oppure anche altre piccole e medie imprese. Nella programmazione, ovviamente, si forniscono i dati preliminari, e i dati preliminari, vi ricordo, per analizzare ovviamente i consumi dei clienti, ovviamente è un po' la slide che abbiamo visto prima, che ci ha dato la possibilità l'ingegnere Olivero ovviamente di presentare, quindi c'è tutta la bollettizzazione, quindi proprio una vera e propria analisi degli ultimi, almeno degli ultimi 3 anni solari, rispettivamente sulle 3 fasce orarie praticamente del cliente, e alla fine ovviamente di andare ad individuare il miglior sistema, quindi il miglior impianto da progettare e realizzare per quelle analisi. Tipicamente questi sono dati, soprattutto per la pubblica amministrazione, sono difficili da reperire, anche se alcuni escamotage ovviamente possono essere sempre trovati. Fortunatamente i nostri fornitori, basta contattare i fornitori, quindi si riescono sempre a trovare i consumi, ovviamente degli ultimi dei consumi storici, anche se il cartaceo, la parte digitale della pubblica amministrazione, si fa sempre fatica a trovare questi dati. Soprattutto dati praticamente dal punto di vista impiantistico. E quindi praticamente diciamo l'iter per gestire una comunità energetica rinnovabile praticamente per le piccole e medie imprese, si parte da una pianificazione per arrivare poi alla gestione, in quanto bisogna gestirla per i prossimi 20 anni, per gli incentivi che comunque sono importanti per l'energia ovviamente che viene prodotta. Le possibili finalità ovviamente delle comunità energetiche rinnovabili sono ok al risparmio di energia, sulla riduzione dei consumi energetici, in quanto produrre ovviamente energia elettrica da fonti rinnovabili, questo dà la possibilità all'utente finale di non solo di ridurre la quota di energia in bolletta, che ad oggi ovviamente è arrivato alle stelle, il costo, soprattutto ovviamente che sono cambiate tutte le condizioni tecniche economiche, facendo riferimento anche al PUN, purtroppo ovviamente siamo costretti ovviamente a pagare un bel po' ovviamente l'energia elettrica. Diverso invece il discorso di realizzare in questi impianti fotovoltaici, quindi oppure impianti a fonti rinnovabili, che danno la possibilità di ridurre drasticamente i costi non solo per il consumo di energia elettrica, anche gli oneri di sistemi, più ovviamente tutte le altre accise. Aspetto importante è soprattutto per le comunità energetiche rinnovabili e l'economia locale, dà la possibilità a studi di progettazione, professionisti, piccole e medie imprese, altre aziende del settore di aumentare la mole di lavoro e quindi di conseguenza di dare opportunità di lavoro a tutti questi professionisti locali, in quanto per realizzare l'esempio ovviamente classico che possiamo immaginare è un impianto fotovoltaico. Quindi tutti gli step praticamente per realizzare quell'impianto, c'è bisogno del progettista, dalla progettazione si passa ovviamente al professionista che ci segue la direzione dei lavori,
Poi c'è il bisogno ovviamente dell'impresa elettrica, c'è il bisogno dell'impresa ovviamente che si occupa di sicurezza di cantiere, quindi ovviamente si innesca un meccanismo e quindi praticamente lavoro ovviamente dal punto di vista locale. E, le attività necessarie ovviamente le abbiamo dette, sono quelle della progettazione e realizzazione e soprattutto conduzione degli impianti, gestione della comunità per gestire poi al fine la comunità energetica. E lo sviluppo di un'economia solidale a livello del territorio, questo ovviamente è fondamentale, anche perché l'obiettivo è proprio questo, della transizione energetica, e questo qui. Poi c'è il discorso della riduzione del carbon footprint e migliorare la propria comunicazione e immagine all'esterno, questo è fondamentale. Molte aziende ovviamente si sono prefissate l'obiettivo entro il 2030 comunque di emettere praticamente questo obiettivo, ovviamente se non sono posto che tutta l'energia che viene richiesta e ovviamente dovrà essere prodotta direttamente da fonti rinnovabili, quindi con CO2 che più è uguale, praticamente con una riduzione drastica, non annullandola, però riduzione drastica di questo. Contribuire al raggiungimento dei target come previsto dai decreti legislativi, favorire ovviamente lavorazioni per l'ESCO, valorizzare ovviamente l'ambito sociale ed economico del proprio territorio e ovviamente migliorare il sistema elettrico nazionale. Per quanto riguarda gli incentivi, ovviamente questa è una slide che richiama un po' il decreto prima che venisse messo il decreto legislativo 199, quindi 180 giorni in maggio-giugno, ovviamente ci saranno anche degli aggiornamenti in merito, questo infatti farà riferimento ancora agli incentivi per impianti ovviamente che vanno dai 20.1 kW ai 200 kW di picco, perché prima il limite, ovviamente uno dei limiti delle comunità energetiche rinnovabili era quello di realizzare un massimale, quindi la potenza di picco massima di un impianto, praticamente un insieme di impianti, doveva essere di 200 kW. Ora dai 200 ovviamente si è passati ad impianti inferiori o uguali a 1 MW. Quindi gli incentivi ovviamente sono allettanti. E poi il discorso importante è che è possibile, a seguito dei 20 kW, ovviamente andare a matchare gli incentivi delle comunità energetiche rinnovabili o di autoconsumo collettivo con quelli del super bonus. Che questo ovviamente è fondamentale perché ci permette di ridurre ancora di più drasticamente il tempo di ritorno dell'investimento. Ho preferito ovviamente inserire un esempio di consumo giornaliero tipo di un'utenza domestica e quindi qui praticamente vediamo l'andamento dell'energia emessa, prelevata e condivisa. L'obiettivo che ci siamo detti qual è? È quello sostanzialmente quello di andare a far sì che nell'utente finale diventa un prosumer, cioè colui che produce attivamente energia elettrica in funzione ovviamente del suo fabbisogno energetico. E quindi in funzione di questo l'obiettivo ovviamente non solo è quello, questo è lo stato attuale, quello che viene richiesto, soprattutto le curve, qui vediamo un andamento di tipo gaussiano proprio nelle ore che vanno dalle 8 alle praticamente 18-19, dove praticamente c'è il picco a metà giornata per quanto riguarda la produzione da parte di fonti. E qui ovviamente c'è tutto l'andamento. L'obiettivo sarebbe quello di realizzare delle comunità energetiche, quindi c'è un incremento degli utenti all'interno di questa comunità e quindi praticamente realizzare impianti a fonti rinnovabili con l'obiettivo non solo quello di realizzare impianti a fonti rinnovabili, ma realizzare anche sistemi di accumulo. Sistemi di accumulo che tra l'altro ovviamente soprattutto per le utenze di bassa tensione, quindi per piccoli impianti, ovviamente risulta essere conveniente. E oltre ovviamente ai sistemi di accumulo, questo ovviamente è importante anche per il discorso della mobilità elettrica, perché convertire il tutto ovviamente in energia elettrica e quindi abbandonando i classici praticamente impianti alimentati a combustibili, ovviamente in questo caso ovviamente è possibile produrre energia elettrica, quindi accumulare l'eccesso praticamente che viene prodotto, che non viene utilizzato, accumularlo ovviamente nelle batterie e poterle utilizzare ovviamente in secondo momento sia per gli altri utenti, soprattutto ovviamente utilizzarla anche per le wallbox che ad oggi ovviamente grazie al super bonus comunque quasi in tutti ovviamente gli edifici sono state realizzate queste mini colonnine elettriche piuttosto che le wallbox all'interno delle autorimesse per l'autoricarica dei veicoli elettrici.
Lo schema esempio di creazione di una CER, quale abbiamo un'azienda di servizi, una utility, una ESCO, quindi c'è un contratto di fornitura, di beni, servizi, la creazione praticamente come avviene questa creazione? Cioè sostanzialmente noi praticamente come piccole e medie imprese facciamo da collettore tra i clienti che aderiscono alla comunità energetica e ovviamente agli istituti per diciamo gli incentivi che vengono richiesti per realizzare ovviamente l'intervento. Quindi l'azienda di servizio di Tedesco, quindi che può essere un proprietario dell'edificio, dell'impianto, un beneficiario delle eventuali agevolazioni fiscali, un soggetto collettore con l'istituto bancario. A sua volta questa azienda di servizio ovviamente si collega, c'è il link direttamente con la comunità energetica, dove all'interno della comunità energetica è formata da tante persone. Quindi i clienti finali ovviamente richiedono solo benefici sociali, ambientali, energetici e soprattutto benefici economici. Poi tutto il resto ovviamente viene proprio direttamente la ESCO oppure ovviamente le imprese, le piccole e medie imprese, con gli incentivi ovviamente che sono ad avere allettanti al giorno d'oggi. Qui praticamente c'è il ruolo della società di servizi, quindi nel caso classico esempio che tutti quanti sentiamo ad oggi parlare della realizzazione di un impianto, della realizzazione di impianti fotovoltaici, quindi c'è un workflow dove c'è l'analisi del fotovoltaico, l'analisi degli iscritti, quindi con la profilazione dei potenziali iscritti alla comunità, con delle analisi dell'energia condivisa, le deleghe dei rispettivi punti di consegna, quindi pod ovviamente di ogni singola persona, per passare poi a un business plan, un budget ovviamente vero e proprio, business plan definitivo più i contratti che vengono stipulati, con servizi di gestione di comunità, giusto per dare un'idea del praticamente del lavoro che viene eseguito per realizzare degli impianti fotovoltaici per delle comunità energetiche rinnovabili. Gli sviluppi ovviamente che si prevedono, come già accennati precedentemente, quali sono? Ovviamente c'è la possibilità, grazie al PNRR, saranno messi a disposizione 2,2 miliardi di euro solo ed esclusivamente per comuni ovviamente che sono presenti, comuni con meno di 5.000 abitanti e previsti ovviamente, come detto precedentemente, solo ad esclusione per le CER. Le principali modifiche del decreto legislativo sono quelle delle cabine, si passa dalla cabina secondaria alla possibilità di utilizzare anche la cabina primaria. Inoltre ovviamente la potenza dell'impianto non deve essere più inferiore o uguale ai 200 kW di picco, ma possiamo estenderla fino a 1 MW di picco. Poi c'è l'aumento dei singoli impianti di protezione, quindi con l'ampliamento questo dà la possibilità ovviamente di migliorare ancora di più, anche se ad oggi ovviamente attendiamo ovviamente che vengano date ulteriori delucidazioni in merito ovviamente ad alcuni punti salienti, però ovviamente questi già sono punti che sono stati presi veramente, sono fondamentali, ecco, per questo tipo di attività e soprattutto per dare modo ovviamente di prendere atto della transizione energetica grazie alle comunità. Grazie per l'attenzione. Perfetto, grazie mille Domenico. Io volevo dare l'opportunità nel caso ci fosse qualche domanda, perché non ci sono al momento domande lato Q&A, c'è stata semplicemente una domanda che ci chiedevano alcune persone, se poi le presentazioni venivano diffuse, questo se poi lo possiamo chiedere ai singoli relatori, quindi se poi dai singoli relatori sarà dato l'ok, noi nella mail finale, nella mail che manderemo post evento, condivideremo eventualmente anche la presentazione. In ogni caso, noi il webinar è stato registrato, quindi poi verrà caricato sul nostro canale YouTube e verrà quindi mandato a tutte le persone. Quindi eventualmente tutti i punti e le diverse presentazioni possono essere anche visti sui singoli video. Quindi io ancora non vedo domande, sono tutti quanti molto timidi, siete stati incredibilmente esaustivi, quindi io forse ne farei sempre approfittare, in realtà siamo anche abbastanza in linea con l'orario di chiusura, quindi erano previste 6:30, quindi farei proprio una domanda un po' che è un po' mia personale, che quindi... Che cerca un po' di capire come mai, quindi un po' e diversi tre speaker, quindi lascerei lo spazio a tutti e tre rispondere. E,
cercare di capire come mai fino ad ora le comunità energetiche, che sembrano uno strumento veramente interessante, che propone del risparmio, che è anche sovvenzionato con diversi fondi, come mai allo stato attuale ancora non sono esplose? Quindi quale potrebbe essere stato il motivo? Quindi andrei in ordine e quindi darei l'opportunità prima all'ingegnere Olivero di rispondere, e poi quindi vorrei sentire i tre punti di vista. La prima risposta, quella, come dire, assolutamente razionalmente collegata all'evoluzione della normativa, è che in questo momento siamo in un regime di recepimento sperimentale in cui i limiti, cioè il collegamento dei soci dell'acera alla cabina di medio-bassa tensione, la potenza massima del singolo impianto è di 200 kW e l'obbligo di utilizzare impianti costruiti dopo il 1 marzo 2020, queste tre condizioni insieme inibiscono la nascita di CER di una certa dimensione, tengono tipicamente fuori le imprese che hanno già molto spesso una loro cabina secondaria di stabilimento, quindi non ci sono le condizioni, come dire, business per partire. Ci sono però le condizioni metodologiche, cioè l'enorme valore delle esperienze in atto non è tanto nel valore economico in quanto è l'incentivo ripartito, ma nel fatto che ci si confronta con una tematica complessa e si impara, si capisce facendo. È chiaro che l'esplosione dei costi dell'energia sta facendo da volano sia in termini pratici, perché le CER, oltre a generare incentivi, sono anche in condizioni di contribuire molto efficacemente alla stabilizzazione del prezzo dell'energia, ma anche da un punto di vista culturale, cioè il fatto che adesso la transizione energetica stia passando a causa di eventi tristissimi, però diciamo dal punto di vista energetico veramente c'è stato una discontinuità, cioè si è passati dal dovremo fare, dobbiamo anticipare, è importante farlo, però rimaneva una cosa di dichiarazione. Siamo passati a una situazione in cui ormai è una esigenza. E quindi le CER sono il catalizzatore, uno dei catalizzatori importanti di questo processo di transizione energetica. Quindi la vedo molto positiva. È chiaro che bisogna prepararsi, perché quando usciranno i regolamenti di attuazione, fra pochi mesi, è chiaro che in quel momento ci sarà una sorta di go in una gara in cui allora tutti vorranno lanciarsi sul business plan. Chi avrà già le cose scritte, impostate, le idee chiare, partirà per primo. Perfetto, ottimo. Non so se volete aggiungere, Attilio, qualche cosa, anche tu, Domenico, questa. No, condivido assolutamente il tema della fase di sperimentazione che si è conclusa appunto a dicembre dell'anno scorso, quindi i limiti sia spaziali che di potenza sicuramente non aiutavano lo sviluppo delle comunità energetiche. Direi anche, e persiste ancora adesso, una difficoltà, diciamo, tecnica di capire quali sono effettivamente i perimetri delle cabine prima secondarie, adesso primarie, quindi dover chiedere no, al distributore locale se due soggetti sono all'interno della stessa area. Ora, in modo naturale, è più semplice, diciamo, probabilmente capire se nella stessa area, visto che è molto grande, due soggetti sono insieme. Però ovviamente bisogna avere una conferma, perché poi ci sono tutte delle procedure amministrative da fare. E poi anche la natura della comunità energetica, che rispetto ad altri incentivi sull'autoconsumo individuale o comunque sulla generazione individuale di energia rinnovabile, pone l'accento sulla capacità di aggregare diversi soggetti, sia pubblici che privati, che anche a livello diciamo, sociale nel nostro paese, la capacità di aggregare diverse persone, soprattutto quando si parla di flussi monetari o investimenti condivisi, oppure di chi gestisce questo tipo di business plan, è difficile. Però ovviamente con queste attività, come queste del webinar e tante altre di dissemination, di divulgazione, sicuramente, e anche la situazione energetica attuale favoriranno sicuramente lo sviluppo delle comunità.
Perfetto, sì, infatti anch'io credo che ci sarà prima o poi una grande diffusione nella comunità. Domenico, volevi aggiungere qualcosa? In realtà c'è anche una domanda. Comunque, non so se volevi aggiungere anche tu un tuo punto di vista su quella domanda precedente e poi passerei a questa domanda che è arrivata. Io condivido appieno quello che è stato detto. Il discorso, diciamo che non se ne è sentito ancora parlare, attivamente delle comunità energetiche, perché, come è solito in Italia, l'iter burocratico, mette un po' paura, ecco, cioè nel senso non è mai chiaro quali sono gli step. Cioè, io credo che comunque basti, diciamo, scrivere giusto il modus operandum corretto per le comunità energetiche, quindi definite in 4-5 punti, perché poi in Italia fortunatamente non manca la professionalità delle persone, cioè le imprese per realizzare un impianto, tutti quanti siamo bravi a realizzare un impianto, di ESCO ce ne sono, di professionisti ce ne sono, sia lato progettazione sia lato per quanto riguarda la parte, diciamo, di appunto di definire come deve essere realizzato un impianto per le comunità. Quello che è mancato ad oggi erano che sostanzialmente i decreti, ovviamente, il decreto che era in vigore, ovviamente, presentava tanti puntini che non sono stati neanche poi, non sono stati, cioè nel senso ci sono state delle difficoltà di comprensione, diciamo, di quello che era stato richiesto, non solo dei limiti, perché sembrava tutto bello quando si leggeva che il fatto che comunque sono delle comunità energetiche, ok, ci sono gli incentivi, possono essere associati anche ad altri incentivi che ci sono come il superbonus, un po' come quello che è successo per il superbonus 110%, e nell'arco di un mese praticamente il discorso della cessione del credito ha mandato in tilt, ovviamente ha paralizzato direttamente la nazione. Cioè, nell'ultimo mese e mezzo praticamente lo Stato è stato in grado di paralizzare i lavori. L'ultimo, ovviamente, in questi ultimi giorni che c'è stato il discorso che praticamente con la pubblica per la cessione del credito, ovviamente bisogna farla una sola volta, non più volte. Lo stesso discorso vale per le comunità energetiche. Quindi ci auguriamo che per maggio e giugno, ovviamente, il tutto sarà molto più chiaro per poter poi dopo procedere. Perfetto, io passerei alla domanda che è arrivata, a cui io sono un po' ignorante, quindi non so se... vabbè, io procedo in questa domanda. Si parla sempre di CER virtuali e quasi mai di CER realmente fisiche. Come mai questo in Italia? Non so se qualcuno vuole rispondere. Volentieri. Ma allora, il meccanismo delle CER italiano, la scelta è quella dello scambio virtuale e questo è un oggettivo vantaggio perché in altri paesi europei, in Svizzera per esempio, l'approccio è quello di una CER virtuale, cioè devi avere un'infrastruttura fisica di collegamento. Nel nostro caso è sufficiente che ci sia un produttore che dica di associarsi a alcuni consumatori. E in virtù di questo accordo si considera che l'elettrone che viene prodotto da chi ha l'impianto vada esattamente a casa del signore che lo usa. Questo ovviamente non è fisicamente realizzato, però semplifica moltissimo la vita. Le CER quindi hanno un meccanismo di scambio virtuale, ma sono dei soggetti giuridici di diritto privato. E i flussi di cassa che arriveranno saranno oggettivamente fisici, insomma, quindi anzi contribuiranno a aiutare il paese in questo momento di difficoltà. Bene, io direi a questo punto di interrompere perché non ci sono altre domande. Io quindi ringrazio i diversi speaker, Ingegnere Olivero, Attilio Di Sabato e Domenico Sainas e niente, di nuovo speriamo ovviamente che le comunità energetiche crescano sempre di più e sono sicuro che con questi attori e tanti altri che comunque si stanno impegnando su questa tematica, questa è una cosa che avverrà nei prossimi mesi, quindi, sicuramente. Di nuovo, buona serata a tutti e a presto. Grazie mille. Grazie. Ok, buona serata.